Buon pomeriggio e bentornati, io sono sempre Allo. Come sono andate le ferie? Bene, bene, brutte merde. Siamo tornati a settembre e tra le canzoni dei Green Day e le pubblicità della Motta che stanno facendo scalpore, vado a parlare di uno dei cartoni animati che mi ha più colpito negli ultimi anni, ovvero il cartone animato del super cinico BoJack Horseman. Giunto alla sua quarta stagione, questo ennesimo perfetto prodotto con la doppia P maiuscola di Netflix si inserisce direttamente nella top 3 dei miei prodotti preferiti di sempre. Ma partiamo dal principio. BoJack Horseman è una star della sitcom degli anni 90 Horsin' Around, che con la fine della serie non è riuscito però a farsene una ragione a continuare la sua carriera, tema che sembra essere ricorrente nel reale stellato mondo di Hollywood. Decide così di iniziare a scrivere un libro sulla sua vita, che però, come ogni singola cosa che fa, non riesce neanche a iniziare. Così, con l'aiuto di una ghostwriter di nome Diane, inizia a raccontare praticamente la sua quotidianità. La serie, nata nel 2014 dalla mente di Raphael Bob Waksberg, ha ricevuto un grandissimo successo sia a livello di critica che di pubblico, tanto da guadagnare nel 2016 la Critics' Choice Television Awards. Per tentare di spiegarvi meglio, il personaggio di BoJack Horseman è una sorta di Hank Moody di Californication, se l'avete visto, però in versione animata. La critica che più comunemente le è stata lanciata contro è stata quella di avere un incipit forse un po' troppo banale rispetto ad altre serie. Secondo me è proprio questo punto che rende BoJack Horseman una serie perfetta, perché nonostante la serie ripercorra un tema stra iperutilizzato e riutilizzato, riesce a creare intorno una sitcom perfetta, perché infatti BoJack Horseman non è come il solito cartone animato che ha puntate fini a se stesse, ha una storyline continua che si prolunga per tutte le stagioni. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo, da quello più banale a quello che praticamente ti toglie il fiato. E la particolarità della serie è che, nonostante sia incentrata su BoJack Horseman, ovvero questo personaggio, ha una stramarea di personaggi secondari che fisicamente e moralmente influiscono sulla trama e danno importanza quasi ai livelli del protagonista. Tento di spiegarmi meglio. Diane, Mr. Peanut Butter, che è uno dei miei personaggi preferiti, se non il preferito, Todd, Princess Caroline, eccetera, hanno delle storie completamente parallele a BoJack Horseman, ma riescono ad avere delle puntate incentrate solamente su di loro, dove BoJack fa da personaggio di contorno. Paradossalmente, il personaggio principale, BoJack Horseman, è un umanoide, ovvero un uomo cavallo. Infatti non posso non parlare del fatto che Hollywood o Hollywood ed il resto del mondo sia popolata barra popolato da umani e umanoidi, cioè animali con sembianze umane. Cioè, allora ti prego, facci sapere, dacci un po' della tua sapienza. Nella serie TV, infatti, vi sono umani e creature antropomorfe che condividono il mondo, ma a differenza di come possono essere tipo padrone e cane a guinzaglio, sono personaggi che stanno alla pari. Infatti gli animali hanno caratteristiche sia fisiche che morfologiche uguali agli umani, nonostante continuino ad avere delle loro caratteristiche tipiche da animali. Prendiamo per esempio Mr. Peanut Butter. Questo cannone Labrador parla, cammina, fa cose come ogni singolo umano sulla faccia della terra, non fosse che ha l'attitudine da cane, ovvero passa il camioncino dei gelati, lui si innervosisce, drizza le orecchie quando percepisce qualcosa. Proviene dalla Labrador Peninsula, ovvero una terra abitata prevalentemente da Labrador, dorme in un letto fatto a cuccia, eccetera eccetera eccetera. C'è per esempio una puntata dove c'è praticamente un gioco di parole, dove Mr. Peanut Butter vuole vedere la serie TV Bones, credendo che sia una serie che a lui potrebbe interessare effettivamente, quando in realtà la serie parla completamente di tutt'altro. Ma come Mr. Peanut Butter, anche tutti gli altri personaggi animali che fanno parte del mondo hanno queste loro caratteristiche, dalla città sott'acqua dei pesci che parlano completamente un'altra lingua, agli asini che a cena fuori mangiano praticamente il fieno. La tematica principale di BoJack Horseman è come il mondo surreale incredibilmente riesca a essere reale, cioè i problemi, le conversazioni, i modi di fare dei protagonisti
ci permette di dimenticare cosa effettivamente viene rappresentato, perché è facilissimo immedesimarsi in ogni personaggio. Per lo stesso motivo, BoJack Horseman è una comedy fondamentalmente triste, che affronta però col sorriso temi delicati che toccano la vita di ogni essere umano. Ed è impossibile non notare come la satira e il sarcasmo siano parte assoluta dei protagonisti, rendendo quindi la serie scorrevole e super divertente, con momenti che vanno da un filz veramente spacca cuore a momenti in cui dici: ma cosa sta succedendo? È completamente irreale la situazione. E la base di tutto ciò è la superficialità dell'uomo, cioè la superficialità della società in cui viviamo. La superficialità è ciò che fondamentalmente rende ogni singolo personaggio solo. Quindi un altro tema affrontato alla perfezione è la solitudine dell'uomo, quindi il fatto di essere circondati da milioni di amici, ma in realtà sentirsi terribilmente soli, come dicevano ai tempi Linea 77 con 1000 amici su MySpace e un'altra cena in solitaria. BoJack è arrivato alla terza stagione e fino ad ora è riuscito a prendere dei cliché, come diceva all'inizio, un incipit troppo scontato, quindi la vita di un attore depresso che non riesce a farsi una ragione, una carriera dopo il successo di una vecchia serie, ma sdogana completamente tutto ciò che te pensi di questa serie in pochissime puntate, arrivando ad avere una trama degna delle migliori serie odierne. Quindi se avete voglia di stare male tantissimo, guardatevi BoJack Horseman, perché è una serie che veramente merita e che ha molto da dire. Siamo arrivati alla quarta stagione, che sta per uscire domani su Netflix. Sia in americano che in italiano è veramente ottima. Se vi può convincere ancora di più, uno dei personaggi, ovvero Todd, in americano è doppiato da Aaron Paul, Jesse Pinkman di Breaking Bad. Penso di avere detto tutto, è stato un video abbastanza difficile, soprattutto per riuscire a contenere in un piccolo minutaggio un prodotto veramente enorme, veramente veramente enorme, purtroppo troppo sottovalutato da parte della popolazione in generale, perché ovviamente è un cartone animato. E i cartoni animati o sono South Park e sono super grezzi, o sono i Griffin e i Simpson e sono super famosi. Dopo questa piccola riflessione, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, guardare i video che sono usciti pochi giorni fa. Usciranno altri video miei finalmente, sia qui che sul mio personale canale, quindi andate, iscrivetevi e niente, guardatevi sempre avanti e niente, noi ci vediamo al prossimo appuntamento e ciao.